con noi, chiedendogli, buonasera Spalletti, magari di partire buonasera dalla fine, se è successo qualcosa con i tifosi nel finale che è stato un po' boscoso, c'è stato qualche problema? Ragazzi, parliamo della partita, dai. Non avete voglia di parlare della partita? Molto volentieri, sì. Allora parliamo della partita. Da dove si parte? Quello dei tifosi. Partiamo da dove vi pare, la partita che conta. Allora, Luciano, parto io. La panchina della Fiorentina, si sa che offendano dall'inizio alla fine. Ti devo ridire che dicono di continuo. No, però. Vuoi sapere per filo e per segno che cosa dicono? Dall'inizio alla fine della partita. Con dei bambini vicino, una maleducazione che è una roba incredibile. Beh, secondo me sono giuste da raccontare queste cose, ma proprio per quello che dice sono lei. Giuste, sì, perché ci hanno dei bambini a due metri che li guardano e continuano a dire la tua mamma, la tua mamma, la tua mamma. Mia mamma ha 90 anni, poverina. È per questo che secondo me bisogna partire da qui, ma proprio per passare un messaggio. Va bene, ma parliamo della partita. Ah sì, certo. Dai. È sempre così, è sempre così. Dietro la panchina funziona sempre così. C'è sempre i maleducati professionisti lì, sono professionisti a far questo, a offendere, stare lì dietro la panchina per tutta la partita. Ambro, tu da dove vuoi incominciare? A cominciare dalla partita, anzi dal primo tempo, dai Luciano, perché la partita è stata complicata, avete trovato secondo me una squadra in salute nonostante l'impegno di Coppa, stavano raccontando che ha avuto il coraggio di venirvi a prendere molto alti, soprattutto i primi 25 minuti dove avete fatto fatica col vostro palleggio abituale. Cos'è che tu gli chiedevi? Vedevamo che ti sbracciavi, cos'è che volevi? Volevi qualche movimento in più? Non so, anche qualche palla lunga diretta per Osimhen? Cos'è che in questo caso qui... Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime, che la pallata lui dalla linea difensiva la riconosce poco, non riesce a gestire la palla addosso o in questo uno contro uno non sa trovare lo spazio perché la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo, loro rompono con un centrale e ti vengono a prendere il centrocampista più lungo, che in questo caso era quasi sempre Zielinski, e fanno uomo contro uomo, per cui c'è la sostituzione nei ruoli a giocare palla con questi giochi a tre, con questi rinterzi dei giochi a tre a liberare con la qualità qualcuno. E invece siamo stati poco bravi a farlo e poi poche scelte da dietro nel trovare il passaggino più morbido che mettesse in condizione quello davanti di gestirla meglio la palla, e abbiamo perso diversi duelli, abbiamo perso molti palloni come dicevi tu, perché se riesci a fare uno scambio in mezzo al campo poi e mettere in condizione un calciatore di guardare davanti, poi c'è metà campo libera e diventa un altro discorso. Però Ballon, all'inizio partita è stato così. Ballon, Berami annuisce. Sì, no, beh, giusto, corretta l'analisi del mister, ci mancherebbe. L'unica cosa, Kvara oggi, questa sera, ha sofferto un attimino questa marcatura. Si sa che in Italia dopo 2-3 partite ti si studia, trovare un'alternativa anche nei suoi movimenti forse questa sera l'abbiamo visto un po' in difficoltà. Quara ha fatto sotto livello di quello che può fare, sente stardito nel portare palla, mentre probabilmente ha subito un po' di fisicità e ha subito un po' di fatica in alcuni momenti, però questa palla qui non si può sbagliare, perché questa qui non si può sbagliare. Bel cioccolatino. Stefano Borghi. Buonasera Spalletti. Invece parlando delle alternative che vi possono dare anche a livello di modo di giocare, i nuovi arrivati. Parlava prima di Osimhen che non ha questa palla addosso. Con Raspadori vicino, sotto ma molto vicino, possiamo vedere un Napoli che avrà un'evoluzione a livello anche di posizioni differente rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime partite? Sì, cambia sicuramente qualcosa. Il Raspa oggi è entrato bene, ha creato questo movimento che ci permettesse poi di trovarlo libero sulla tre quarti. È stato sfortunato in un paio di conclusioni, la palla non gli è partita pulita come avrebbe voluto, però poi questa palla che gli ha dato Politano è una palla molto interessante e non è riuscito a calciarla forte. Lui è bravo lì
tra linee a ricevere palla e la palla addosso lui non la soffre o non lo fa trovare in difficoltà, perché ha questo baricentro basso, ha questa forza nel girarsi su se stesso e nel gestire la palla. Ci aiuta Spalletti a capire quanto peso dobbiamo dare a questa suggestione Cristiano Ronaldo? Se è una cosa possibile, probabile, fattibile, ma se qualcosa succederà? Non ho tempo veramente per pensare ad altre cose, perché si gioca spesso, perché ci si allena tutti i giorni, perché ho una squadra ancora da far carburare, perché quando poi sono entrati quei quattro calciatori nel secondo tempo non si è riusciti a dare l'impulso, quelle cinque sostituzioni nell'ultimo quarto d'ora non si è riusciti a dare l'impulso che potevamo dare avendo dei calciatori di questo livello freschi. Ma lei non ci pensa, ma la società sì, il Napoli sì. Il Napoli probabilmente pensa a qualsiasi situazione riguardi i nostri calciatori, perché io da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre, si è sempre detto così e si guarda quello che succede. Io penso che se una società viene e ti offre 100 di un calciatore sia difficile per chiunque poi dire di no. Non prendere in considerazione l'offerta, ecco. Questo è il mio pensiero. Poi Luciano, scusa, per finire, cioè, rispetto all'anno scorso, qual è la tua sensazione rispetto alla rosa che hai adesso? Cioè, mi sembra che ci sia paradossalmente per te più spazio e più soluzioni per poter incidere rispetto all'anno scorso. Hai perso, lo sappiamo chi hai perso, ma in termini di mercato, secondo me, dal punto di vista dell'allenatore, magari ce lo puoi confermare, ci siano tante cose su cui potete ancora lavorare sicuramente e tante cose, tante alternative in più magari anche rispetto all'anno scorso. Secondo me avete fatto male conti sotto questo aspetto qui. Perché? Perché è andato via Petagna ed è venuto il Ciolito, è andato via Mertens ed è venuto Raspadori, è andato via Fabian Ruiz perché per ora non si è mai visto, non c'è, è venuto Dombélé, poi aiutatemi, Insigne è andato via, è venuto no però in questo senso qua, diciamo, visto tutti questi nuovi, proprio gli stessi, tali e quali gli stessi, sì, però come tipo di giocatore, visto che sono nuovi, intendevo, ci sono da in termini di lavoro tante situazioni che ti possono stuzzicare, solo quello era il mio, sì, che mi possono stuzzicare, che c'è da mettergli addosso quello capacità, stavo dicendo in termini di lavoro da fare, chiaramente sì, non c'è lavoro termini da fare e probabilmente c'è più freschezza, c'è più voglia di andare a acchiappare quelle cose che poi possono dare dei vantaggi, però poi c'è da ritrovare il carattere, la personalità, quella che è la qualità di giocatori come quelli che sono andati via, il blasone, proprio la sicurezza, la convinzione di poter incidere, l'esperienza. Noi si sono cambiati precisi, sono andati via tot giocatori, sono entrati con le stesse caratteristiche altri calciatori, con più stimoli si spera e con più volontà di mettersi in luce. E sicuramente da un punto di vista mio di lavoro è un qualcosa di stimolante. Stimolante. Volevo arrivare lì, basta. Era quello. Grazie. Ci vediamo mercoledì grazie sera. A voi. Grazie, ciao. Grazie a Luciano Spalletti. Ciao, ciao. Nel saldo tra chi è andato e chi è arrivato, cioè, qual è la situazione del Napoli? Secondo me il Napoli ha guadagnato dei gol e ha perso qualcosa dietro. Perché anche il portiere è andato via, Ospina. Ospina, Koulibaly. Però Simeone ha più gol di Petagna. Raspadori oggi ha più gol di Mertens oggi, forse, e non è detto che Kvaratskhelia non abbia più gol di Insigne. Sì, lui parla anche di esperienza, abitudine a giocare certe partite. Molto chiaro. 57% 40...